Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del TG La Sud Flash. In apertura del nostro telegiornale quest'oggi la cronaca giudiziaria. 15 anni di reclusione, la richiesta avanzata dai PM Raffaello Falcone e Clelia Mancuso nei confronti di Paolo Pietro Paolo, l'uomo che lo scorso 1º febbraio bruciò viva la sua compagna Carla Caiazzo incinta, riducendola in fin di vita. È iniziato questa mattina, infatti, presso il Tribunale di Napoli il processo con rito abbreviato davanti al giudice Egle Pilla. L'uomo, detenuto da mesi nel carcere di Poggioreale, secondo gli inquirenti avrebbe ordito una vendetta contro la donna che aveva deciso di interrompere la loro relazione. Carla Caiazzo pochi giorni fa si è sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico dopo essere stata per mesi in rianimazione, ma ha sempre trovato la forza di rispondere alle domande degli inquirenti e di dire tutti i particolari sulla violenza subita. La donna aveva annunciato la sua volontà di essere presente in aula, ma le sue condizioni di salute non gliel'hanno concesso. Cambiamo argomento e parliamo di rifiuti speciali. Blitz dei carabinieri nella Terra dei Fuochi, una vasta operazione con controlli a tappeto in numerosi comuni della provincia di Napoli e Caserta, operazione che ha portato alla scoperta di depositi di rifiuti speciali e pericolosi. 69 le persone denunciate e 34 le aziende di cui è stata sospesa l'attività. Nel corso dell'operazione tra Napoli e Caserta è stato scoperto anche che gli oli esausti delle officine meccaniche e le acque reflue sia degli autolavaggi che della lavorazione di pellame finivano direttamente nelle fogne. I fiumi e le esalazioni pericolose delle autocarrozzerie inoltre venivano rilasciati nell'atmosfera senza alcuna protezione né autorizzazione. A Parete i carabinieri hanno poi sorpreso due compattatori che stavano scaricando il percolato prodotto dalla compattazione dei rifiuti vicino al cimitero cittadino. Il liquido altamente inquinante avrebbe dovuto essere smaltito in un sito dedicato. Inoltre, sempre nel corso del blitz, i militari dell'arma hanno trovato anche oltre 3.000 gomme usurate depositate in maniera incontrollata e centinaia di sacchi contenenti scarti di lavorazioni tessili tenuti a deposito negli spazi delle aziende in attesa, secondo i carabinieri, di smaltimento irregolare. Dovrà comparire davanti al GIP di Nola Diego Ottati Menna, l'uomo arrestato ieri a San Gennaro Vesuviano con l'accusa di istigazione a delinquere, aggravata dall'apologia di terrorismo e fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo. L'uomo, un venditore abusivo di fuochi d'artificio, era da tempo sotto il monitoraggio delle forze dell'ordine nell'attività di prevenzione al terrorismo, in quanto sul suo profilo Facebook, secondo quanto reso noto dai carabinieri, appunto, è stato trovato un video che ritraeva la decapitazione di un prigioniero dell'ISIS, accompagnato poi anche da alcune fasi di consenso nei confronti di personaggi di spicco della criminalità organizzata. I carabinieri hanno fatto irruzione nella sua casa a San Gennaro Vesuviano e nel corso della perquisizione hanno rinvenuto 146 micce di varie lunghezze collegate ad inneschi, congegni elettronici per l'azionamento a distanza di esplosivi, insieme ad un telecomando di attivazione, tre mortai di fabbricazione artigianale ed una centralina pirotecnica di controllo. L'uomo è stato trasferito in carcere. Sarà adesso il GIP a stabilire se Menna sia legato in qualche modo ad una cellula terroristica o se si tratti solo di un mitomane potenzialmente pericoloso. Proseguono le indagini per identificare i due ragazzi che nella notte tra sabato e domenica hanno investito con lo scooter un poliziotto in Piazza Bellini a Napoli. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, si tratterebbe di un ragazzo ed una ragazza che per evitare i controlli in atto il sabato sera sulla movida sicura avrebbero forzato un posto di blocco travolgendo l'agente in servizio all'UPG della Questura di Napoli e poi sono riusciti a dileguarsi. Il poliziotto, subito soccorso dai suoi colleghi, è stato ricoverato in ospedale con prognosi di 10 giorni. Era questa la nostra ultima notizia. Il TG La Sud Flash termina qui. Vi lascio alle notizie sportive del TG La Sud Sport con Gianluca Verna. Buona serata.
Prendo la linea volentieri, Fabiana, ben ritrovati con il TG La Sud Sport, un TG che si preannuncia molto ricco. Noi cominciamo parlando di calcio, parlando di Napoli, perché non è stato certo un weekend da ricordare per i tifosi partenopei. La sconfitta degli azzurri al San Paolo con la Roma è un boccone amaro da digerire, soprattutto perché ridimensiona le ambizioni d'alta classifica della formazione di Maurizio Sarri. Con la Juventus in fuga, il Napoli è stato scavalcato in classifica anche dal Milan ed è scivolato così in quarta posizione assieme alla Lazio. Ciò che preoccupa maggiormente però è la questione prima punta, perché nel match con i giallorossi Gabbiadini è stato evanescente, al punto da convincere l'allenatore a sostituirlo dopo appena 10 minuti dall'inizio della ripresa. Serve pensare rapidamente a una soluzione, anche perché gli azzurri tornano in campo mercoledì sera alle 20:45 al San Paolo, nella sfida di Champions League con il Besiktas. È importante dare fiducia a quello che con l'infortunio di Milik è diventato l'unico attaccante in rosa, ma Sarri sta cercando anche un modo alternativo di giocare, se non altro per scaricare un po' tutta la pressione che si è accumulata sulle spalle di Gabbiadini. Nel match con i turchi, valido per la terza giornata del girone B, molto probabilmente però ci sarà ancora la punta lombarda al centro dell'attacco, con Caglione e Mertens pronto a riprendere il suo posto tra i titolari a scapito di Insigne. La novità potrebbe essere l'esordio dal primo minuto di Hamsik nel ruolo di play davanti alla difesa, nella posizione solitamente occupata da Jorginho. Questo per far rifiatare l'italo-brasiliano, apparso sottotono con la Roma, e per favorire l'inserimento sulla mezzala sinistra di Zielinski. Questa mattina è stato designato il direttore di gara del match del San Paolo, sarà il russo Karasev, che ha un precedente con gli azzurri, avendo arbitrato Napoli-Marsiglia nella Champions League 2013-2014. In quell'occasione, la formazione di Rafa Benitez si impose a fuori rotta con il risultato di 3-2. Se non è stato un fine settimana piacevole per i tifosi del Napoli Calcio, lo è stato certamente per gli appassionati di pallacanestro in Campania. Partiamo dalla 1 femminile per raccontare la grande impresa della Dike Napoli, che ha vinto il recupero della seconda giornata di campionato con la Gesam Lucca. Sul neutro di Pozzuoli, gli arancioblu hanno avuto la meglio sulle toscane finaliste della passata stagione, grazie ad un ultimo quarto vietato ai deboli di Cura. Le due compagini hanno lottato punto a punto fino alla fine, ma al suono dell'ultima sirena sono le napoletane avanti sul 69-68. Non c'è tempo per godersi la vittoria perché le ragazze di coach Nino Molino tornano in campo mercoledì sera per il posticipo della terza giornata sul Parquet Veneto di Fila San Martino. Tanti sorrisi anche in A1 maschile per la strepitosa vittoria di Caserta, che domenica ha espugnato il Palaradi di Cremona, al termine di una partita dai mille volti che l'ha vista soffrire per i primi due tempi e dominare per il resto della gara. Il meno 12 dell'intervallo si trasforma con un parziale di 22-1 a inizio terzo periodo, che cambia l'inerzia del match e indirizza gli uomini di Dell'Aniello verso la vittoria finale sull'82-95. È stato invece un fantastico Marcus Green a trascinare, nell'anticipo di sabato, la Siliga Sagadino al Pala del Mauro. Come i casertani a Cremona, anche gli Irpini erano finiti sotto con Pistoia, ma la rimonta veemente della scuola dei Sacripanti non ha lasciato scampo ai toscani, che alla fine sono sprofondati a meno 16 sull'83-67. Dai successi del parquet passiamo ai trionfi in piscina delle squadre di pallanuoto napoletane che hanno superato brillantemente il primo turno di Eurocup. Il Posillipo ha vinto tutte le partite del girone di Napoli, la Canottieri ha fatto lo stesso in Slovacchia a Košice. Dal 28 al 30 ottobre la competizione entrerà nel vivo con il secondo turno di qualificazione. Ieri nella sede della LEN a Nyon è stato fatto il sorteggio dei nuovi gruppi e il Posillipo è stato inserito nel girone E, che sarà di scena in Croazia a Zagabria. I rossoverdi se la vedranno con i padroni di casa del Mladost, gli ungheresi del Basutas e il POSC di Spalato. Girone F per la Canottieri, che potrà contare sul calore del pubblico della Scandone nelle sfide a Napoli con Ferencváros, Terrassa e Pais d'Ail. Anche in questa occasione, come nel primo turno, le squadre partenopee dovranno riuscire a piazzarsi tra le prime due per accedere al prossimo turno, che questa volta vale i quarti di finale. Mettendo un attimo da parte il discorso europeo, apriamo una piccola parentesi sul campionato, perché mercoledì si comincia con la prima giornata del massimo torneo italiano di pallanuoto. Torneranno quindi in campo proprio Canottieri e Posillipo, alle prese con le due neopromosse Torino e Quinto, ma scenderà in campo anche l'Acqua Chiara di Pino Porzio. I biancazzurri saranno impegnati nel big match della Scandone alle 21 con il Lombardo Veni della BPM Sport e Management. Passiamo al canottaggio, perché domenica, nello specchio d'acqua antistante il lungomare di Napoli, si è disputata la 107esima edizione della Coppa Lisistrata, il trofeo remiero più antico d'Italia. Dopo 4 anni di dominio del Savoia, sulla distanza dei 1000 metri, torna a vincere il Circolo del Remo e della Vela Italia, che nel suo team vantava a bordo i due bronzi olimpici Giuseppe Vicino e Matteo Lodo. Secondo posto per il circolo Ilva Bagnoli e terzo proprio per il Savoia dell'altro bronzo di Rio, Matteo Castaldo.
Era la nostra ultima notizia, il TG La Sud Sport termina qui, nel darvi appuntamento a venerdì, vi auguro un piacevole proseguimento di serata.